Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo un unboxing e un breve hands-on su LG L90, ovvero il maggiore della gamma L Series 3. È un prodotto che è in vendita da una settimana circa sul mercato italiano a un prezzo ufficiale di 249 euro. Allora, il nostro modello è in pratica la versione bianca. Abbiamo un po' una scatola che è un pochino difficile da aprire. Eccolo qui. Questo è L90 che tra poco vedremo un pochino meglio. Non fatevi ingannare dalla scatola che recita la versione nera, in realtà anche la versione bianca ha questa scatola. All'interno della confezione abbiamo ovviamente il libricino, però un foglio illustrativo, gli auricolari normali, diciamo bianchi. Quindi un cavo dati USB micro USB. Abbiamo il caricatore, il caricabatterie appunto con porta micro, anzi porta USB, scusate. E poi abbiamo una batteria da ben 2560 mAh che dovrebbe garantire un'ottima autonomia. Eccoci qui nuovamente con LG L90, lo accendiamo e nel frattempo vediamo qualche informazione sul dispositivo in sé. Allora, innanzitutto vi faccio apprezzare la sua estetica, molto bello e raffinato, soprattutto in questa versione bianca. La costruzione è completamente in plastica, però così di primo impatto mi sembra molto ben assemblata. Forse il retro è un pochino liscio e potrebbe scivolare un po', poi comunque vedremo in sede di recensione. Sotto la scocca abbiamo un chipset Qualcomm Snapdragon 400, ovvero la variante con processore quad core tipo Cortex A7 1.2 GHz e GPU Adreno 305. Lo schermo è un 4.7 pollici con risoluzione 960x540 pixel. Forse potrebbe un pochino far storcere il muso a chi magari si aspettava una risoluzione HD, però devo dire che così di primo impatto è comunque molto buono, luminoso e vivace. La stranezza che ho in realtà notato così alla seconda e terza accensione è che ad ogni accensione si tende La luminosità tende a settarsi al 100%, questo non so se è un bug oppure una qualche impostazione proprio da deselezionare. Comunque poi vedrò e vi dirò meglio in sede di video recensione. Comunque, ad ogni modo, le prime impressioni mi sembrano piuttosto buone, il dispositivo è reattivo perché comunque abbiamo un processore piuttosto potente. Non so se l'ho detto già, ha 1 GB di RAM. Ma soprattutto è basato nativamente sul Android 4.4 KitKat, quindi l'ultima versione del sistema operativo di Google, e questo è ovviamente un punto di forza del device, perché comunque molti prodotti fascia media lanciati al Mobile World Congress erano tutti quanti basati su Jelly Bean, tranne questi prodotti di LG, quindi escono sul mercato con una marcia in più. La fotocamera è da 8 megapixel, quindi mi aspetto delle foto di buona qualità. L'interfaccia, ripeto, scorre piuttosto fluida. Magari andiamo anche sul browser web, andiamo sul nostro sito per vedere come si comporta. Così di primo impatto a livello di navigazione internet. Mettiamo la modalità desktop. E faccio notare come appunto la fluidità sembra essere piuttosto buona. Facciamo magari caricare, doppio tap, pinch to zoom, vedete comunque sembra essere piuttosto reattivo e in grado di garantire una buona esperienza internet. In realtà questo device comunque l'avevo già testato a Barcellona in anteprima, appunto al lancio, mi ha dato già delle buone impressioni lì allo stand LG. Vedremo se appunto queste buone impressioni saranno mantenute anche in sede di video recensione. Ovviamente se avete dei dubbi, delle curiosità e delle domande da fare, potete tranquillamente farle tramite mail oppure tramite il nostro sito o anche tramite il canale YouTube oppure i social network, insomma, dove volete. E con questo è tutto, quindi vi rimando alla recensione. Un saluto da Mattia di Android Geek. Ciao ciao!